Scappate a essere insignificanti o il mio nuovo carro vi schiaccerà come scarafaggi! Ma è il modo di posteggiare? Ah, poveri pazzi! Non avreste dovuto provocare la collera del professor Pilfer! Santo cielo, il professor Pilfer ha sciolto quel cannone laser come un gelato! Hai ragione, Algernon! Questo è un compito per Super Cop! Finalmente ora il diamante Pupic è nelle mie mani! È arrivato il momento di insegnare quel furfante che il crimine non paga! Super Cop? Sì, professore, sono io, il campione della verità e della giustizia, il tuo castigamatti! Super Cop! È più grosso di una cooperativa! Voglio proprio vedere come riuscirai a liberarti, Super Cop! Ne verrò fuori, ma tu non mi vedrai! Ma è scomparso! Mi dispiace deluderti, ormai sei finito! Non darai più fastidio a niuno! E anche questa volta la giustizia? Ha trionfato sui vili e perfidi seguaci del male! Wow, adoro il lieto fine! Super Cop è il mio eroe! Peccato che non l'abbia nella mia squadra! Così potrei fare a meno di voi! Attenti! Ecco qui il più grosso problema che vi sia mai capitato. Non sia così severo con se stesso, capitano. Io mi stavo riferendo ai gemelli Umongo. In confronto a quei tre, Schwarzenegger sembra Cappuccetto Rosso. Credevo che quei bestioni fossero in prigione. Già, lo erano. Hanno divelto le sbarre a morsi e sono scappati. Hanno già messo a segno due rapine ed è compito vostro riacciuffarle. Ma come? Cominciate a comportarvi da Super Cop invece che da Super Schiappe. Ha qualche consiglio per arrestarli, signore? Guardate e imparate, uomini. Umongo, vi dichiaro in arresto! Però avete il diritto di non parlare. Un cane feroce! Aiuto! Vieni fuori di lì! Mi ha preso! Mi ha preso, aiuto! Siete! Al lavoro, siete di pattuglia! E sia chiaro, ora sbattete in cella gli Umongo, io sbatto fuori voi! Dov'è Super Cop quando c'è bisogno di lui? Non c'è che dire. Il crimine è l'occupazione ideale. L'orario è ottimo. Ti tieni sempre in esercizio? Il tornaconto finanziario è più che soddisfacente. E soprattutto è un lavoro distruttivo! Guarda, c'è un 459S ancora in corso alla gioielleria, Babbo! E in parole semplici... Un malvivente sta tentando un'effrazione. Oh. A tutte le unità, un bastardo si è intrufolato nella gioielleria, Babbo! Bene, ci andiamo subito! Vi raggiungo, ragazzi. Se me la cavo. Scusami. Oh, caspita, potrebbero essere gli Umongo. Ti prego, fa che siano un paio di teppistelli. Che ognuno scelga quello che vuole, fratelli. Poi torniamocene a casa. Decisione ci vuole, decisione. Niente male questo tappeto antico.
fatto per le sorpresine. Che si fa? Scardiniamo la porta? Lo so che è molto meno divertente, ma questa volta ci limiteremo ad aprirla. Sorpresa! Siete in arresto! Ma guarda quanti bei sbirilli! Ciao, ciao, agenti! Ci vuole altro per metterci al tappeto! Al volo! Lo scontrino! Vuol mettere giù quell'affare? Agli ordini, agente! Oh! Non era esattamente quello che intendevo. Guarda, guarda, uno scimmione e una bertuccia. Sarà meglio metterli in gabbia. Quei tipi ci hanno messo con le spalle al muro. Addio, piedi piatti. Quelli se la battono. Bella mossa. È gente che non va per il sottile. E ora come li acciofferemo? Abbiamo ancora la mia moto. Avrei dato non so cosa per vedere l'espressione delle loro facce di fronte all'opera d'arte che abbiamo creato con le loro auto. Ci stanno ancora col fiato sul collo. Ehi, però se la cavano bene come equilibristi. Beh, che cosa proponete? Io suggerirei una bella bomba fumogena. Ottima idea. Non vedo più niente. Siete tutti ok? Credo di sì. Dov'è Swishak? Guardate! Povero Swishak! Ragazzi, sembra reduce da un incontro con Tyson. Su, coraggio, amico, dimmi qualcosa. Algernon! Ma io non mi chiamo così, giusto? Io non mi sbaglio mai, tu sei il mio devoto e fedele braccio destro, Algernon. Ah, davvero? E tu chi sei? Sono il campione della verità e della giustizia, leale e coraggioso. Super Cop! Mi conosce anche un bambino. Prender ladri è il mio pallino. Swishak è veramente convinto di essere Super Cop. Quella craniata gli ha messo fuori fase degli ingranaggi. Se il capitano lo scopre, lo spedisce subito in manicomio. Allora, fiorellini, avete fatto una bella figura ieri sera. E volete sapere perché avete fatto cilecca? Ve lo dico io, perché siete rammolliti come il pure! Scusi, capitano. Vi farò allenare fino all'ultimo respiro! 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Non siete qui per accarezzare il sacco, dateci dentro con energia! Wow! Anda! Ha! Perché non ti alleni, mammoletta? Si deve far ricorso alla violenza solamente come estrema soluzione. Un concetto molto nobile. Beh, fallo per me. Colpisci! Non vorrei farmi male, ma... Ci si sente soli lassù. Ehi, quattro occhi, allora vuoi scendere da basso? Abbasso, abbasso, dei fetenti fos, conquasso! Credo che per oggi possiamo sospendere. Le prometto, commissario, che gli Umongo verranno assicurati quanto prima alla giustizia. Se il risultato si fa attendere, la smetterò a notificare molte, l'avverto. Voglio un elenco di tutti i luoghi sorvegliati dai suoi uomini. È lei che comanda, commissario? Già, ci può scommettere. Quello è sicuramente il professor Pilfer. Siamo alla resa dei conti, finalmente! Qualcuno mi liberi da questo pazzo furioso! No! Abbia pazienza, è sotto pressione per via degli Umongo. Si sente bene, commissario?
Sì, ma non certo grazie a lei. Se i suoi uomini sprecassero meno tempo a importunarmi e si preoccupassero di arrestare gli Umongo, sarei più contento. I miei fidati Umongo non hanno nulla da temere da quel branco di idioti. Vi conviene mettere le mani su quei dannati gemelli prima che vi faccia arrestare per oltraggio alla forza dell'ordine! Muoversi! Ma bravi! Per colpa vostra il professor Pilfer mi è sfuggito! Non era il professor Pilfer, Switchak, ma il commissario Bates! Può usare tutti i falsi nomi che vuole, ma non mi incanta! È lui, la mente diabolica che coordina i crimini che avvengono in questa città! Attenzione! Abbiamo in corso una 211 alla banca di Mazuma! Potrebbe anche trattarsi degli Umongo! Peccato! Avrei voluto offrirvi un caffè! Qualcosa mi dice che è arrivata la polizia. Fermi! Vi arresto in nome della legge! Ferma questo, nanerottolo presuntuoso! Spostati! Oh. Forza, Algernon! Questo è un lavoro per Super Cop! Ehi, Umongo, volete provare quel giochetto con me? Non ti farebbe male un po' di esercizio! E non fatemi più arrabbiare, Il mio favoloso costume da Super Cop semina il panico tra le schiere dei malvagi! La festa è finita, gente! Se provate a fare un passo, vi incolliamo al pavimento! Sì, ci arrendiamo! Abbasso! Abbasso! Dei fetenti foscoquas! Ehi, quelli se la filano! Niente paura, so io dove si nasconde l'uomo a cui fanno capo gli Umongo! Attacca pistone! Oh no, Switchak ce l'ha di nuovo col commissario! Sono il commissario Bates, così gli Umongo hanno colpito ancora e sono fuggiti. Che cosa terribile! Beh, non è ancora niente in confronto a quel che sta per capitare a lei, professor Pilfer! Adesso sono stufo. È inutile agitarsi, non sfuggirà al lungo braccio di Super Cop! Ha suonato, commissario, quest'uomo la disturba? Non per molto. Pronto, capitano Harris? Speriamo di fare in tempo! Quel suo agente tutto matto mi ha infastidito ancora. Troppo tardi. Lo allontani dal servizio con procedura d'urgenza. Non può cacciare via Switch, capitano! Davvero? Questo lo vedremo! È un buon agente, è un vanto per la divisa. Certo, quando ha la divisa. L'unica divisa che gli andrà a pennello è la camicia di forza! Che sballo, una camicia di forza pennellata! Switchak, qui hai chiuso! Mena le tolle! Ma non posso lasciarlo solo! Che intenzioni hai, amico? Intendo catturare il professor Pilfer! Ma non puoi farlo! Ma certo che posso, Algernon! Io sono Super Cop! Gli Umongo stanno rapinando il museo d'arte! Gambe in spalla! Il piano è chiaro a tutti quanti? Affermativo! Stavolta li becchiamo, ragazzi! Perché rubiamo questa mostruosità? Perché è quello che ci ha ordinato il capo e basta! Ora solleviamo insieme! Via! Ma avete sentito anche voi? Non era nei patti. Il capo non ci ha parlato di un leone vero.
Suggerisco di partire a razzo. Beh, ma non parte. Bella mossa. Vogliamo trattenervi qui a tutti i costi. Deve trattarsi di una colla a presa rapida. Dannazione, siamo in trappola come tre piselli in un baccello. Pisello sarai tu. Abbasso, abbasso, dei fetenti fosconquasso. Sparate pure, uomini, quando siete pronti. Forza, Algernon, abbiamo ancora una cosetta da sistemare. Quello è il piccolo tenero Switchak. Comunque ci ha aiutati a prendere il Umongo. Non sono sicuro che sia un'idea brillante. E se ci cacciamo nei guai? Sciocchezze, Algernon, sai bene che il pericolo è il mio mestiere. E non mugugnare, Algernon. Il nemico potrebbe sentirci. Presto, non possiamo rischiare che il professor Pilfer ci sfugga. Andiamo. Ti senti bene? Ciao, Zed. Che è successo? Evviva, mi ha chiamato Zed! Spiegami cosa sta succedendo. Dunque, credevi di essere Super Cop e sei venuto qui per arrestare il professor Pilfer. E chi avrei preso per il professor Pilfer? Il commissario Bates. Eccoli qua, signore. Che sorpresa, due piedi piatti. Portateli in soffitta che non scappino. Credi che li troveremo qui? Che ci costa? Abbiamo guardato dappertutto. Che cosa volete? Hamburger, patatine e gelato di crema. Buongiorno, signori. Cosa posso fare per voi? Cerchiamo due agenti dati per dispersi. E magari uno è quel maniaco che mi ha aggredito. Sì, signore. Sono lieto di rispondervi che non li ho visti. Simpatico. Cos'è quel luccichio? Siete su una proprietà privata, dovete andarvene! Oh. Aspettate che vi acciuffi! Adoro fare slittino sull'erba! Diamo un'occhiata in fretta. L'hai già fatto, puoi riuscirci ancora. Ma io non sono Super Cop. Ma lo sei stato, perlomeno credevi di esserlo. Ci sei riuscito perché ne eri convinto. Ci proverò, ma non so se... Qui non ci sono, proviamo sopra. Wow! Ehi, guarda che roba. Il commissario Bates era davvero il cervello della banda. Già, e ora se la dà a gambe. Soltanto Super Cop potrebbe fermarlo. Oh, Super Switchak! Ehi, sapete che mi sono divertito? È vero, Switchak, sei grande! Agente Switchak! Lei ha smascherato il pericoloso criminale che dirigeva le imprese degli Umongo. E di questo le saremmo sempre grati. Spero che lei e i suoi amici lavorerete per il dipartimento ancora per tanto, tanto tempo. Il capitano Harris ha un cuore così sensibile.